all'ingresso del quartiere La Ciambra, qui a Gioia Tauro, circondato da spazzatura, insomma, no? Da, provato circondato, da rifiuti, provato, sì. Tutto il quartiere circondato da una montagna di rifiuti. Queste sono palazzine nate di... in quale anno? Do 90. Gli anni 90. Sì, beh, perché abitavamo a Via Smara prima. A Via Smara. Io ho do 90 qua. Io. E vi hanno messo qui, sì, però in queste condizioni. In queste condizioni qua, così. Non ci sono scariche, dai, non lo fotografo, no, non ti... Quante persone abitano in questo quartiere? In queste guardie, no? Qua abitavano 6 famiglie, 3 di qua, 3 di là. Sì. E 6 di là 12, e 12 di qua 24. Quindi più o meno quante persone saranno? Con 80 famiglie, di più da 80. Un'ottantina di famiglie. Queste sono fogne? Fogne, fogne sono. Tutte fogne. Tutte fogne. Questa, eccola. Entra nelle case là. Certo. La puzza, puzza. Quando vuole, piove il tempo. Quando tutta piove è un disastro. Tutta la terra, lascia finire qua. Tutta la terra finisce qui, sotto sì, le case. Avete anche la piscina, diciamo. Sì, è vero. Vi potete fare il bagno, no? Col costume. Ma non è che c'è un po' di sole, no? Questa è tutta acqua delle fogne, sì, questa qui. Sta cadendo questo tetto. È già caduto. Sì. È pericolante. Andrebbe rifatto questo tetto, no? Ma vi entra anche l'acqua dentro, quando piove. Sì, sì. Raccolgono l'acqua che piove dal tetto, questi bidoni. Sì, anche questo. Ma nemmeno la bestia si vive così, ma stiamo scherzando, anche questi bambini che cosa devono fare? Che futuro hanno questi bambini? Che futuro hanno? Vanno a scuola e poi rientrano qua, dove c'è una discarica. Però tutta questa spazzatura qualcuno ce la mette qua, certo, o no? Sì. E chi lo fa? Quelli tutto, che abitano qua? Tutto. Perché? Sì, perché non ci mettono dei cassonetti. Perché non ci sono i cassonetti, perché non c'è... Il comune non funziona, le discariche non ci sono. E quindi siete costretti a mettere qua la spazzatura. E dove la va a buttare, scusa? Certo. Ce l'ha con me. Vedete che c'hai da raffrontare a scassello. Vedete che può andare, guardate quanto mondo si andava. Sì. Vedete. Ma mica è colpa mia, no? Colpa mia? Non è colpa vostra, no! Sì, No, c'è data palazzina, poi non sono ma ne eravamo morti. Sono giornalisti. Noi non c'entriamo. Ma c'è andata. Sono tutto l'ordono. Vabbè, questo dobbiamo... Sì, ma non è colpa mia, però. No, no, la Cristina... Ciao, Riccardo. Sono all'incirca 16-17 famiglie, ancora quello che rimane del vecchio ghetto, della baraccopoli storica, nata circa 70 anni fa, che si è svuotata in parte con La Ciambra, con la nascita della Ciambra negli anni 90. Non c'è una casa, dall'acqua! Compravano che le pane so mangiano i soliti. I topi mangiano le cose che comprano. Sì, certo. Loro che rimangono, continuano a rimanere per generazioni ai margini, case, sempre scusate, ai margini, no? Poi è facile dire ai rom, no, non è la loro scelta, non è la loro scelta. Cioè questi sono bagni in comune per tutti. Vanno tutti.
non è che danno bagno schifoso, vedete? Sì. Sta chiuso. Ah, c'è anche un lavabo, però non c'è non l'acqua. Non c'è acqua, non c'è niente. Non c'è l'acqua. E luce non è. Che fanno questi ragazzi? Il passino, vanno a mangiare. Passano il tempo così. Sì, no. Giocano alle carte, questo passo. Sì, lei che fa? Lavora? Sì, sì, lavoro. Che cosa fa? Il muratore. Cioè. Fa il muratore, sì. A nero, naturalmente. Sì, sì, a nero. Sempre a nero, no? Molti ce l'hanno con voi. Sì. Molti ce l'hanno, diciamo, quelli rubano, quelli... Perché si prendono le giusta macchine, regola, rubano le macchine, rubano i tram. Da parte mia no, però ci sono certe persone, non lo so, che vanno, non vanno perché hanno bisogno, hanno perché bisogno. Il lavoro non c'è. O vanno a campare, avete capito? L'ATERP, che ha deliberato nell'agosto 2017 700.000 euro sempre per ristrutturare la ciambra. Questi soldi potrebbero servire non per ristrutturare parte della ciambra, ma invece per acquistare sul mercato locale degli alloggi, si acquisterebbero all'incirca 10-11 alloggi, e che servirebbero a far uscire da uno dei due ghetti almeno 11 famiglie. Problema vero è proprio il ghetto, l'idea del ghetto che andrebbe superata, diciamo. Il ghetto è quel tessuto sociale costruito concentrando tante famiglie molto povere che hanno una storia di povertà, tant'è vero che queste famiglie venivano dall'altro ghetto di via Asmara. Quindi superare il ghetto significa dislocare equamente queste famiglie. Ci sono tante case disabitate a Gioia Tauro, ci sono anche tante case confiscate all'Ndrangheta. Sì, ci sono tantissime che alloggi potrebbero essere utilizzate. Che potrebbero essere perché utilizzate. Perché non si fa? Perché si preferisce mantenere le situazioni di ghettizzazione. A chi conviene la ciambra? All'Ndrangheta. I ghetti sono, ma non solo in Calabria, insomma, i ghetti di case popolari diventano delle piazze di spaccio e dei luoghi dove facilmente la malavita organizzata può fare proseliti. Ci sono appartamenti liberi. Sì. Ognuno di noi può trovare una strada e guardare sempre avanti. Voi ci andreste in queste case? Io sì, lui sì. Prima io andavo via di qua. Sì. Basta che lui mi dà una casa, a Gioia Tauro io me ne vado. Dovete andare a vivere in case normali, in quartieri normali. In casa normale normali, si può dire per insieme alle anche altre il bambino, scusa un attimo. Insieme alle altre persone. No, perché ho un bambino di questo qua, se c'è un altro bambino si può trovare meglio, parla meglio. Sì. È una cosa più diversamente, c'ha più amicizia, si confronta parla. Con altre persone, con altri cittadini, certo. Ci hanno messo tutti insieme, così non si cambia mai, così non si può vivere.